Buongiorno, torniamo puntualissimi anche questo lunedì. Buon inizio settimana a tutti voi e buongiorno e bentrovato fra Raffaele Mangiacotti. Buongiorno fra Raffaele. Buongiorno Maria Antonia e anche a voi che ci seguite sempre fedelmente e anche oggi, ecco, siamo qui per farvi compagnia. Un altro pezzo di strada da percorrere insieme su queste strade del Vangelo, così come ci suggerisce il titolo di questo programma. Parliamo ovviamente del mondo delle missioni. Iniziamo come sempre a questa puntata e tutte le puntate del lunedì con i racconti di Fra Raffaele sulle missioni di Padre Pio, ma soprattutto su chi ha contribuito a renderle grandi, no? Certo, e oggi penso che tocchiamo ancora un'altra due persone, ma soprattutto una che l'anno prossimo farà 50 anni di presenza nella nostra missione, quindi è stato un grande uomo. Però iniziamo con l'altro che è padre Graziano Mainolfi, anche lui, eccolo qui nella foto, quando era giovanotto, adesso sta qui nel convento di San Giovanni Rotondo. E lui, quando era giovane, ecco, anche lui partì quasi tra i primi, subito dopo i primi missionari, ed è stato un grande, come dire, uomo che ha lavorato nella Brousse, noi diciamo Brousse, cioè per intendere la savana, quei villaggi sperduti, nella parrocchia di Baibocume, che dobbiamo tenere presente che questa parrocchia era situata sul ridosso del fiume Logone. E quindi c'erano la riva destra e la riva sinistra. La riva sinistra era quella più impraticabile perché bisognava guadare dall'altra parte ogni volta con la canoa che poi sai quante volte le canoe si rovesciavano e ci sono anche in quella zona molti ippopotami, sempre pericoloso, ecco, Certo. soprattutto nei tempi di piena. E Poi di che anni parliamo? Sono foto meravigliose, sempre tra negli anni l'altro. 70, dal 73 in poi, quando lui è arrivato nel Chad. Ecco, e poi ecco, lui ha abbattuto diciamo, soprattutto questa zona del fiume, ma anche poi c'è un'altra zona in Bervia che è quella dei Monti Lam, quindi la parrocchia di Baibocum, veramente enorme. Ora, per fortuna, ecco, questa parrocchia è stata divisa in due, dall'altra parte del fiume c'è una nuova missione che è quella di Lara Manai. E poi l'importante, e quello è più importante, dicevo, di quest'altra persona, Michelangelo Testa, che è un altro missionario, anche lui partito, ecco, nel 1973, qui lo vediamo da giovane, dietro c'è Monsignor Rosario, anche giovanotto. Che avremo, lo anticipiamo anche, Monsignor Rosario Ramolo, che avremo ospite nella prossima puntata anche per farci raccontare come si stanno preparando lì alla Pasqua. Ecco, allora, per comprendere un po' quest'uomo, io per me lo considero più che un confratello, un padre, perché nel 98, quando il primo anno sono arrivato io come diacono, ero allora, ecco, quando lui mi vedeva in difficoltà, ma anche poi nel 2003 che sono stato annesso proprio nella sua comunità, ecco, è un uomo sempre silenzioso, un uomo molto umile. Ma quando ti vedeva con qualche difficoltà, era lui che si avvicinava subito, ti dava i consigli e ti dava quella carica. Era insomma un uomo che anche lui ha sempre lavorato in questa grande parrocchia di Gorè, soprattutto nel lato nord della parrocchia, che poi è diventata nel 2004 la parrocchia di Timberì, di cui poi io sono stato il primo parroco quando fu aperta quella parrocchia. Ecco, e quest'uomo è un uomo speciale perché sin dagli inizi ha aperto anche a Gorè un garage che ha insegnato tantissimi giovani, lo vedevamo proprio in quella foto, la prima foto, ecco qui che sta insegnando, tanti saldatori, falegnami. Insomma, ha lavorato tantissimo e quando è stata fondata poi soprattutto la diocesi, ecco, quest'uomo è diventato anche l'economo. Sono già 25 anni che è ancora economo. E essere economo in una diocesi come quella non è che una cosa facile, perché che per noi avere un bello studio, ti metti dietro, conti, porti i conti, ma lì veramente significa lavorare soprattutto perché ci sono
tante case di istituti di suore, dei preti che bisogna sempre seguire, organizzare, soprattutto poi quando è stata la nuova diocesi, anche la costruzione di presbiteri. Ecco, tutto lui faceva con questi giovanotti, saldava cose di falegnameria, tutte queste cose che ha contribuito tantissimo a portare avanti le missioni. Quindi veramente un uomo eccezionale, speriamo che quest'anno anche rientra un po' per un po' di riposo, speriamo di poterlo avere qui, di averlo qui in ospite. Anche se sarà difficile, perché è un uomo che si nasconde, è sempre silenzioso, sempre e questo umile. È un po' anche un tratto comune, no? Di chi poi fa tanto bene, quello di non mostrarlo, non però per fortuna ci sei tu a raccontarlo, perché il bene è anche giusto raccontarlo e farlo conoscere. Farlo, no? Conoscere, certo. E no, questo uomo così speciale che, come dicevo prima, per me è stato veramente un padre. Poi era un uomo anche che nel silenzio, ecco, tante volte sapeva fare delle battute che faceva ridere tutti. Era raro che lo sentivi, che lo senti parlare. Io ricordo qualche volta anche nelle assemblee, quando c'erano tutti gli incontri di tutti i religiosi, di tutti i preti, ecco. E lui, come economo, no, per organizzare anche le cose, diceva: mi raccomando, quando andate a Mondù a fare le spese, perché si facevano anche dei buoni per prendere il gasolio da un commerciante, no? Ecco, non firmate suore CIM, non firmate suore FIL, per dire, con le loro sigle, ma dite le suore di Timberì, le suore di Gorè, le suore di Baibokum, perché poi ogni volta io mi devo scervellare e capire chi sono queste suore. Ecco, allora, faceva ridere tutti, perché era raro che tu lo sentivi parlare, però ogni volta se ne usciva sempre con queste bellissime battute. Poi però questo ci suggerisce anche, diciamo, quello che ci stai raccontando, che Fra Raffaele ci sta raccontando, ci trasferisce anche un po' quel senso di famiglia che poi viene a crearsi nelle missioni, tra i frati, tra le comunità di suore. Diciamo che è per fortuna, insomma, siete tanti e riuscite anche a lavorare tutti insieme, a farvi forza anche l'un l'altro, perché immagino che i momenti difficili poi non mancano in quelle realtà, no? Beh, noi abbiamo questa fortuna nelle nostre case, che dove c'è una missione di frati, a fianco c'è sempre una struttura di suore. Ecco, e la cosa bella è che soprattutto la domenica, no, si mangia sempre insieme. Gli altri giorni ognuno nelle loro case, però la domenica davamo il senso anche della festa, dello stare insieme. Anche perché poi le suore erano molto utili. Ricordo qualche volta quando ci becchevamo la malaria, erano loro che si mettevano lì, ci curavano, si prendevano cura di noi, come noi poi ci prendevamo cura di loro, soprattutto, ecco, nell'aiutare nel giardinaggio, in tante altre cose che c'era bisogno. Diciamo, c'è una divisione casa di compiti, sì, sì, che sicuramente è a vantaggio poi, insomma, del bene comune e dell'organizzazione. Noi la prossima puntata la dedicheremo alla Pasqua, perché appunto sarà l'ultima puntata prima della Pasqua, quindi avremo modo anche di conoscere un po' e sapere come ci si sta preparando poi lì alla Pasqua. Tu che ricordi hai, così, diciamo, abbiamo un paio di minuti prima dell'interruzione pubblicitaria, che ricordi hai di questi tempi passati lì? Beh, sono ricordi bellissimi, perché poi tra l'altro è la settimana che più ci impegnava più di tutto, perché già con la domenica delle palme, ecco, i catecumeni, quelli che dovevano essere battezzati, poi la notte di Pasqua o la mattina di Pasqua, dipende da come si sceglieva. Ecco, era quella settimana dove facevamo il ritiro per prepararli a ricevere il battesimo. Ecco, loro venivano anche i padrini, i madrini, ma c'erano anche quelli che dovevano regolarizzare il loro matrimonio. Quindi si passava una settimana intera in un luogo appartato, fuori dai villaggi, in piena Abruzzo, dove si dormiva anche lì la notte con la stuoia all'aperto, sotto le stelle, sotto la luna, era bellissimo. Ecco, loro però dormivano, perché io andavo a dormire comunque nel mio letto. Non ti fidavi? No, la sera rientravo, perché non riuscivo a stare tutto il giorno, poi col sudore, le cose, ecco. Però
gli antichi missionari, gli antichi frati, loro lo facevano e stavano giorni e giorni, anche quella settimana dovevano stare con loro. Ecco, loro hanno fatto una vita più sacrificata della nostra perché, come dicevo anche in altre occasioni, quando sono arrivato io il piatto era già bello e pronto e quindi abbiamo mangiato nel piatto che gli altri hanno preparato. Ecco. Queste sono ancora delle foto che noi attingiamo dal tuo immenso archivio che racconta i tuoi 10 anni. È proprio la settimana santa qui. Ecco qua, la regia è riuscita a trovare proprio la foto giusta e li ringraziamo per questo. Quindi questa è una foto proprio della Settimana Santa. Il Venerdì Santo con l'adorazione della croce, ecco, non siamo in un villaggio ma siamo fuori dal villaggio dove si ritiravano questi catecumeni. Queste sono gente che dovevano ricevere anche il battesimo. Ecco. Mm-hmm. Bello, ci raccontano davvero tanto queste foto. Allora, continueremo a parlare della Pasqua, continueremo a parlare delle tante attività e di come si vivono anche queste giornate. Lo faremo, l'abbiamo detto, la prossima puntata più nello specifico, però anche oggi andremo a capire come in particolare un nostro amico si sta preparando alla Pasqua. Non sveliamo tutti gli ospiti che ci saranno, però vi diciamo che subito dopo la pubblicità avremo in collegamento padre Gabriele Beltrami, che è direttore dell'ufficio comunicazione Scalabriniani, che ci parlerà appunto delle missioni degli Scalabriniani, ci parlerà del loro carisma, ci parlerà di diverse iniziative che stanno portando avanti. Allora rimanete con noi, ci fermiamo per pochi istanti e poi torniamo ancora qui. Eccoci qui, ritorniamo in diretta come promesso, siamo stati velocissimi e diamo subito il benvenuto a padre Gabriele Beltrami, direttore dell'ufficio comunicazione Scalabriniani. Buongiorno e benvenuto padre Gabriele. Buongiorno a voi. Noi, gli Scalabriniani non hanno bisogno di presentazioni perché noi li conosciamo benissimo, anche i nostri telespettatori, abbiamo più volte avuto il piacere anche di raccontare le tante iniziative di un vostro confratello che oggi non c'è più, è padre Arcangelo Maira, e ne approfittiamo anche insomma per aprire un ricordo su di lui che tanto davvero ha lasciato a questa terra, poi in particolare, dove è stato sempre accanto agli ultimi. Detto questo, padre Gabriele, però facciamo una sorta di ripasso come si fa a scuola. Allora, gli Scalabriniani, i missionari, sono impegnati davvero da sempre a stare proprio accanto agli ultimi, e in particolare il vostro carisma che cosa racconta e che cosa vi spinge a fare ancora oggi? Bene, noi in qualche modo cerchiamo di essere presenti tra migranti e rifugiati in tante parti del mondo. Abbiamo iniziato con gli emigranti italiani, come forse è la parte più conosciuta del nostro passato, ma appunto con figure come padre Arcangelo Maira, che avete citato poc'anzi, e tanti altri che sparsi nei 5 continenti, abbiamo cercato di farci compagni migranti con i migranti. E lo facciamo attraverso non solo noi missionari, ma anche attraverso quello che sono tantissimi volontari, laici, iniziative. E da 18 anni, per esempio, noi abbiamo un'agenzia di cooperazione allo sviluppo, la SCS, che per esempio ha cooperato con tantissimi progetti in tantissime aree del mondo e soprattutto ha coinvolto molti giovani, che tuttora sono il braccio forte, il braccio sociale, operativo, culturale della nostra congregazione. Ecco, a proposito di progetti, ovviamente non abbiamo il tempo di raccontarli tutti, sono tantissimi, però prima già andavano in onda alcune immagini che ci parlano di un progetto che si chiama Casa Scalabrini 634, che è la casa scalabriniana di accoglienza e integrazione a Roma, e il progetto appunto di Agenzia Scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo che lei citava prima, nato 7 anni fa per accogliere in semi-autonomia famiglie e giovani rifugiati e offrire loro attività e percorsi di formazione. Qui stiamo vedendo delle foto che ci suggeriscono quello che lei già ci ha anticipato, ovvero come probabilmente, ma me lo confermerà lei e me lo spiegherà meglio lei, il successo anche di questa iniziativa è che si crea poi una rete
del territorio e della comunità che va a supporto di tutte le iniziative, no? Sì, ovviamente tutte le attività riguardano i migranti stanziati a Roma da tanto tempo, i rifugiati, i richiedenti asilo che arrivano in condizioni molto più precarie anche perché mossi da persecuzione, guerra, e la comunità locale. Questa è la forza del progetto di Casa Scalabrini 734 di ASCS Roma, per lo specifico, così ad essere definito. In qualche modo questo trittico che ho definito, che anche tu mi hai anticipato giustamente, è la forza, perché la comunità locale non può essere tenuta all'esterno di tutte le iniziative, non è spettatrice ma è soggetto, quindi fare rete crea davvero, fa la differenza, e lo sta continuando a fare, perché poi nell'emergenza ultima, che è quella dell'accoglienza degli ucraini, che stiamo cercando di portare avanti anche noi in questa stessa struttura che è stata sempre rivolta fino a qualche settimana fa ad un'altra parte del mondo, in realtà si è aperta con disponibilità ad accogliere tre realtà, per esempio nuclei familiari purtroppo spezzati dalla guerra, ma che abbiamo potuto in qualche modo sostenere, non solo lì ma anche nella sede di Milano, che grazie ad associazioni locali come l'Associazione Ucraina Più siamo riusciti ad aiutare, a convogliare, anche a poter in qualche modo sostenere in tanti aspetti, non solo in quelli della prima accoglienza, che è ovviamente importantissima, ma anche in quello che è il sostegno culturale, la scuola d'italiano, l'assistenza psicologica, che per esempio è un progetto che si sta avviando anche su Roma e non solo su Milano, per tutte quelle figure, quelle donne ucraine che hanno in qualche modo potuto usufruire di questo servizio, di gruppi di auto-mutuo aiuto. Fondamentalmente immaginate che questo progetto è iniziato prima della guerra. Noi abbiamo aiutato 251 donne nel 2021, così dice il report appena che mi hanno consegnato, donne ucraine, 251 nel 2021, in cui non c'era l'emergenza. Quindi allora padre Gabriele, la fermo un attimo per sottolineare di che cosa stiamo parlando, perché anche a beneficio dei nostri telespettatori. Questo è un progetto, ci siamo staccati ora da casa Scalabrini 634, sulla quale poi magari torneremo anche a parlarne dopo, e lei ci sta praticamente dicendo che l'emergenza della guerra in Ucraina ovviamente ha reso tutti questi vostri progetti ancora più, come dire, necessari. In particolare ora parliamo di un progetto che si chiama Oasi 2022 e che è uno sportello psicologico per donne migranti. Uno sportello psicologico che c'era già prima, uno sportello di ascolto, perché ovviamente sappiamo che essere rifugiati comporta anche poi una condizione psicologica molto delicata, e soprattutto l'abbandono delle proprie certezze, le case, famiglie, radici, crea dei traumi che vanno sicuramente come dire, curati. Quindi c'è già questo sportello che oggi diventa ancora più necessario con l'arrivo di tanti profughi, donne soprattutto dall'Ucraina, giusto? Sì, certo, ma questo progetto è appunto parte anche, lo citavo come Roma perché anche a Roma è attivo, e la pandemia ha creato questa necessità, perché i distacchi familiari, purtroppo le lacerazioni si sono acuite ancora di più. Per questo motivo una casa come Casa Scalabrini 734 a Roma o la sede di ASCS di Milano, solo per citarne due, hanno in qualche modo deciso di servire questo aspetto anche in particolare con il progetto che nominavate. Non davo nomi tanto per non confondere le idee, ma insomma sì, un progetto che si chiama Oasi, in qualche modo, che è la casa in quechua, vuol dire uno spazio familiare. Ecco, quello si è creato anche prima, perché ci si è resi conto che si può dare tante forme di assistenza, e questa forse è diventata un fiore all'occhiello perché un po' unica nel suo genere. E tutto grazie a tanti volontari, ritorno a bomba a quello che stavo dicendo prima, a tanti volontari che si sono prestati a fare questo servizio delicatissimo. Molte donne, se pensate, ecco quel numero che citavo prima, 251 nel solo 2021, sono tutte quelle donne lavoratrici costrette a non poter più fare il viaggio magari ogni 6 mesi, ogni anno nella loro patria per rivedere i propri figli o parte della famiglia,
Ecco, hanno in qualche modo potuto usufruire di questo sostegno, ma di tante altre realtà, perché in qualche modo si è attivata anche un aspetto di arte terapia, perché con i bambini come si può fare anche a far parlare di questi temi? Bambini rifugiati prima e profughi di guerra ora. E in qualche modo ci siamo accorti, vi dico una testimonianza personale che forse rimarrà più di tante mie parole, vedendo giocare questi bambini ospitati o a Milano o a Roma, la cosa che più ferisce è vedere che giocano alla guerra. E sinceramente forse da bambini tutti noi un po' facevamo finta di essere cowboy, ma era tutto un film, tutta una realtà inventata. Vedere che loro si appostano per difendersi dalla bomba come si deve fare è qualcosa che hanno visto sulla loro pelle. Sinceramente, ecco, uscire da questo loop tremendo è quello che ci impegniamo a fare anche con le nostre attività di sensibilizzazione e di animazione. Quindi ecco, in questo senso vorrei ampliare un po' forse quello che è l'obiettivo di queste nostre strutture, far capire che l'accoglienza è integrale e è totale, perché altrimenti non si fa un servizio completo. Ha fatto bene padre Gabriele a sottolineare questo aspetto, quello che ha detto è davvero straziante, no? Fra Raffaele, qui con me c'è Fra Raffaele Mangiacotti, io chiedo scusa, ho dimenticato di fare le presentazioni prima, un missionario cappuccino, è stato in tanti anni nelle missioni padre Pio in Africa. E quello che tu ci hai raccontato padre Gabriele, questo dettaglio dei bambini che giocano alla guerra, credo che davvero dia la misura del trauma che questi bambini stanno vivendo e di quanto poi queste situazioni fanno perdere un pezzo di infanzia che è fondamentale, che è quello della spensieratezza, che è quello della vita normale, della scuola, dei giochi con gli amici. Noi abbiamo ancora un paio di minuti e intanto so che voi avete fatto anche una raccolta fondi per l'Ucraina, che è possibile trovare e informarsi sul sito www.ascs.i. ecco qui We Care for Ukraine. Questa appunto è la vostra raccolta fondi attiva appunto per essere vicini ai bisogni di questa popolazione. Detto questo, padre Gabriele, abbiamo un paio di minuti, io volevo dedicargli anche a un aspetto importante che è quello che ci siamo detti finora, che sintetizza, però è importante insomma sottolineare questo aspetto, perché lei parla ovviamente di una zona grigia dell'accoglienza delle persone straniere in Italia. Noi siamo abituati a ragionare sull'emergenza, sui numeri, anche i riflettori, poi anche dei mass media si concentrano su quelli che sono gli arrivi, così come gli sbarchi e tutto ciò che riguarda appunto la prima accoglienza, ma dopo c'è tutta una serie di iniziative ed è lì poi che nasce il vero lavoro di integrazione da fare, no? Sì, ovviamente 7 anni fa Casa Scalabrini 634, da cui siamo partiti, è nata per questo scopo. C'era una zona grigia della cosiddetta terza accoglienza, in cui fondamentalmente le persone escono dai centri di accoglienza con un documento, con un ulteriore step magari fatto in quelli che si chiamavano SPRAR un tempo, ma che poi sono abbandonati da loro stessi. Il percorso di Casa Scalabrini 634 copre questo, cercando di avviare all'autonomia i ragazzi e le persone, le donne, qualche bambino che abbiamo avuto anche negli anni passati, portarli a una aumentare o chiaramente la loro potenza, la loro sicurezza lavorativa, la loro possibilità di un'abitazione indipendente e le relazioni, soprattutto le relazioni, lavorare su quello, su un tessuto di relazioni che li possano sostenere una volta usciti da questa realtà. Ecco, quindi in qualche modo avviare un'autonomia, un'inclusione nella società in cui sono cittadini con altri, alla pari, il più possibile alla pari. Sappiamo benissimo che purtroppo le differenze ancora con molta facilità le facciamo ancora. Però ecco, in qualche modo questo progetto vuole avviare a questo, vuole sostenere in questo cammino, coscienti che le potenzialità le persone ce le hanno, bisogna solamente farle venire fuori, anche curando alcuni traumi, come dicevamo prima. Noi la ringraziamo davvero, padre Gabriele, per essere stato con noi. Ci ha fatto molto piacere aprire questa finestra sulle vostre attività. Speriamo di riaverla anche magari in puntate future, così insomma ci teniamo anche aggiornati su tutto quello che fate. Grazie davvero, buon cammino quaresimale e buona Pasqua. Buon cammino quaresimale, fine cammino, buona Pasqua a tutti voi.
Grazie davvero. È davvero preziosa, no, Fra Raffaele, questa testimonianza di padre Gabriele Beltrami, direttore dell'ufficio comunicazione Scala Brignani. Ora ci fermiamo per pochissimi istanti e poi torniamo ancora qui. Come promesso, ci colleghiamo con un amico di tante puntate. Fra Raffaele è contentissimo di averlo sempre, perché poi loro si conoscono, scherzano tra di loro, insomma si crea una bella atmosfera quando viene a trovarci Don Nazareno Galullo. A fra poco, restate con noi. Ed eccoci qua, come promesso, ritorniamo subito in diretta e apriamo la nostra finestra sul Benin con Don Nazareno Galullo. Buongiorno Don Nazareno, benvenuto. Buongiorno Tonia, gli amici e amiche di Padre Putin. Allora, intanto io ti svelo un segreto, che Fra Raffaele è sempre contentissimo quando sa che ci sono le tue incursioni qui, gli dai una carica di buon umore, se così possiamo dire. Intanto buon umore ce lo dà anche il set che hai scelto per questo collegamento, abbinato floreale, alla camicia, possiamo dire, proprio. No? Fiori sulla tua camicia e alle tue spalle. Allora ti assegniamo ufficialmente la pagina del buon umore per questa trasmissione. Che ne dici? Ce n'è bisogno, no? Grazie, ma sono sicuro che Fra Raffaele anche a buon umore non scherza, nel senso buono del termine. Certo, certamente. Allora Don Nazareno, intanto al di là delle battute, però insomma, ora mentre scherzavamo su questo aspetto, mi viene in mente anche che è importante, è difficile con tutto quello che sta succedendo insomma nel mondo mantenerlo, però è vero anche che noi cristiani comunque dobbiamo conservare anche uno spirito di gioia, di positività e di speranza, no? È importante anche questo. Assolutamente sì, è importante, perché l'ironia ci aiuta, diciamo, a superare i momenti tristi. O come diciamo anche noi, c'è già tanto amaro nella vita, mettiamoci un po' di zucchero, no? E quindi abbiamo bisogno davvero di trovare quell'escamotage che appunto è l'ironia, lo scherzo, e io credo che anche la vita di tanti santi, senza andare lontano, il nostro padre Pio, insomma, amavano anche scherzare, quindi questo non ci allontana dalla, tra virgolette, serietà del Vangelo piuttosto che della missione. Allora Don Nazareno, intanto ti chiediamo subito come vi state preparando lì alla Pasqua, com'è, diciamo, il vostro cammino quaresimale. Ah beh, il cammino quaresimale qui è molto intenso. Innanzitutto la quaresima è presa seriamente. Non è, non voglio dire adesso che da noi non lo è, non lo sia, ma per molti lo è. E pensa che quando abbiamo celebrato il mercoledì delle ceneri, alcuni giovani che sono ancora catecumeni, cioè non sono neanche battezzati, sono venuti in sagrestia e mi hanno detto mon père, ma come possiamo vivere la quaresima visto che dobbiamo fare l'elemosina e non abbiamo niente? Se diciamo mangiamo una volta al giorno, e io ho detto no, per voi nessun digiuno, perché dovete mangiare. Per quanto riguarda l'elemosina, fate qualche atto di carità, una cortesia, una gentilezza. Quindi è intesa veramente, è presa sul serio. Per me questa è una novità, perché io non ho mai visto giovani prendere sul serio queste cose. Ma forse neanche, devo essere sincero, neanche io quando ero giovane non mica ho preso veramente sul serio il senso della quaresima. L'ho riscoperto più da grande. Qui invece è diverso, perché essendoci il catecumenato, quindi una preparazione al battesimo che è lunga, e la quaresima fa parte del catecumenato, quindi la preparazione è soprattutto questa: vivere la quaresima con i catecumeni che si preparano al battesimo nella notte di Pasqua, e viverla poi con tutta la comunità, con momenti semplici, per esempio momenti penitenziali come la Via Crucis, che qui è molto sentita, non so se padre Raffaele ha avuto la stessa esperienza, ma qui la Via Crucis è una cosa sentita e dura tanto, 2 ore. Però è vissuta da tutta la comunità, dai piccoli ai grandi, quindi la preparazione è fatta di questi momenti, soprattutto in vista dei battesimi, che sono una grande festa, e sarà bellissimo.
lo abbiamo raccontato anche prima con Fra Raffaele, i suoi ricordi, però è davvero interessante quello che ci racconti, ci fa capire, insomma, davvero quanto sentono questo tempo, che sono loro che ti trascinano praticamente, no? Ti danno la carica anche. Sì, praticamente sono stati capaci alcuni di dirmi: mon père, però queste cose dobbiamo programmarle dopo la Quaresima, perché altrimenti viene meno lo spirito della preghiera. Io volevo programmare le partite di calcio, quello che era. Ho dovuto dire: ragazzi, voi siete giovanissimi, almeno quelli che abbiamo in casa come internato, quindi comunque qualcosa dobbiamo fare. Poi certo è vero che dopo Pasqua ci scateneremo, quindi è così anche un po' tutta la gente vive la Quaresima. Tra l'altro poi anche nell'ambiente misto della città, dove ci sono molti musulmani, guarda caso quest'anno, insomma, ci sta una sorta di coincidenza, vabbè, c'è quasi sempre quest'anno con il Ramadan, che è la Quaresima dei fratelli musulmani, quindi anche per questi fratelli musulmani c'è la stessa cosa, cioè lo vivono con una certa intensità, cristiani e musulmani in questo senso sono uniti dalla Quaresima, si nota nelle attività. Molto bello questo. Don Nazareno, io posso farti adesso una domanda io? Ecco, questa settimana vi state preparando anche per i battesimi, per quelli che riceveranno il battesimo la notte di Pasqua, si usa così ancora anche da voi o è diverso? No, si usa così perché la preparazione è lunga. Ecco, tu sai bene, ma anche adesso lo diciamo per i nostri amici, la preparazione battesimale è fatta di almeno, ma io dico proprio il minimo, 3 anni, ma dovrebbe essere anche di 4. Un anno di precatecumenato e 3 anni, che possono diventare in quelli che sono già un po' avanti, di catecumenato vero e proprio. Quindi poi la preparazione immediata dell'ultimo anno, dove c'è stata la consegna del Padre Nostro e tutta la simbolica legata al battesimo, che però continuerà anche nella settimana successiva, perché la settimana in Albis loro la veste bianca certo, tutta la settimana vanno in giro nel villaggio, fanno festa perché sono battezzati, ed è bellissimo questo. Lì capisci davvero cosa vuol dire l'alba, il vestito bianco, la candela, che noi facciamo in forma ridotta, ed è giusto così, nel battesimo ai bambini, ma invece nella forma più ampia, appunto, tu dai una candela ad ogni persona, la veste bianca e diventa una tunica o una bella camicia, e se la tengono tutta la settimana e si presentano poi nella domenica in Albis, cioè la seconda domenica di Pasqua, tutti quanti ancora a festeggiare, ancora l'ottava di Pasqua, tanta allegria, e questo vissuto l'anno scorso per la prima volta, perché nel 2020 con la pandemia abbiamo dovuto ma l'anno scorso l'ho vissuto e quest'anno da capo, e poi avremo anche per qualcuno la confermazione, perché ci sono alcuni che sono stati battezzati in età non proprio adulta e la confermazione, invece gli adulti il battesimale è completo, il battesimo, confermazione, è proprio tutta l'inizio. Noi allora ti prenotiamo già da adesso, Don Nazareno, per le prossime puntate, così ci racconterai magari anche con delle immagini, con delle foto. Ecco, facciamo che diventi per questo tempo i nostri occhi lì, così insomma riusciamo a trasferire poi anche ai nostri telespettatori davvero quello che ci stai raccontando tu, ovvero anche e soprattutto credo che poi sia questo l'aspetto più interessante, anche come è sentita e come vivono intensamente anche questi sacramenti, no? Ai quali sì, noi magari ci siamo anche in qualche modo, come dire, siamo un po' più diluiti noi occidentali su queste cose, se così possiamo dire. In qualche modo noi ci siamo un po' addomesticati, addormentati, non so come dire, ci vuole un risveglio. Io pensavo sinceramente che il Covid, con l'interruzione delle celebrazioni, desse un risveglio, e invece non è così, prendiamo la cosa com'è. Noi cerchiamo, e sono sicuro che anche Padre Raffaele nella sua parrocchia di Maria Santissima delle Grazie in San Severo, noi cerchiamo qui e voi là di vivere bene i sacramenti, di dare serietà, di dare il significato vero della parola sacramento.
ci sforziamo e ci impegniamo per quello che possiamo. Qui è vero che siccome c'è una certa novità, allora c'è ancora più fermento religioso. Speriamo che questa gioia non si affievolisca con gli anni, che non si perda, ma si trasformi in qualcosa di sempre più bello. Questa è la speranza. Poi noi missionari, come si dice, mettiamo il seme e poi il Signore continuerà a irrigare. Noi di più non possiamo fare. Speriamo che sia così, davvero. Fate già tanto, Don Nazareno. Noi ti ringraziamo. Fra Raffaele, vuoi salutarlo anche tu direttamente? No, volevo dire comunque, ricordo bene nel Benin a Cotonou, il tempo di Quaresima era tutte le mattine un tempo di confessione, almeno 2 ore stavamo lì a confessare i cristiani, per dire il bellissimo esempio che ci stanno dando queste comunità cristiane. Grazie ancora Don Nazareno e soprattutto ti ricordiamo l'impegno che ti abbiamo chiesto, torni a raccontarci queste cose, ci fai vedere insomma come state vivendo lì con foto, immagini, quindi a presto. Voglio proprio dire, oggi arriva un prete di San Severo, Don Nico D'Amicis, che qualche volta è stato anche vostro ospite dell'Epicentro, e per la prima volta, quindi dopo 2 anni dalla pandemia, arrivano 4 ospiti, per cui ecco qua. Daremo a loro carichi di farci dei video subito lì, come dire, subito. Per 2 anni non è venuto nessuno a visitarci, quindi e ci fa piacere anche per te sapere che insomma sarai ancora più in compagnia. Grazie Don Nazareno, a prestissimo. Ciao, a ciao tutti. Pace bene. Allora, Fra Raffaele, grazie anche a te ovviamente per averci accompagnato in questa puntata. Siamo in chiusura, chiudiamo velocemente. A te anche il compito di salutare chi ci segue da casa. Bene, pace bene a tutti e vi aspettiamo per la prossima puntata, che è sempre di lunedì. Grazie per averci seguito.